milanese imbruttito sbarca in Costa Smeralda, non poteva che passare per uno dei luoghi simbolo, lo Smilers Club di Porto Rotondo, per incontrare Umberto Smaila. Buonasera Umberto. Buonasera. Volevo chiederle intanto, lei è di Verona, Veneto come me peraltro, e, però il suo esordio avviene sul palco del Derby Club. Cosa si porta ancora dentro e cosa porta sul palco di quei mitici anni in quel mitico locale? Porto dentro dei grandi ricordi di una grande stagione che fu quella del cabaret, degli anni del cabaret milanese, con Cocchi Renato, Paolo Villaggio, Enzo Iannacci, poi Boldi, Abbatantuono, insomma, Porcaro, De Francesco, Faletti, il povero Faletti, insomma erano anni importanti, ma soprattutto erano anni legati ad una grande spensieratezza dovuta alla giovane età di noi che calcavamo quelle scene. Grazie. Quali sono secondo lei i punti in comune che l'hanno portata fino in Costa Smeralda, perché dove lei è di casa ormai, tra quella Milano, quella mitica Milano da bere, la Costa Smeralda che la accoglie sempre con tanto affetto? Beh, i milanesi sono stati tra i primi a scoprire la Costa Smeralda, a parte che bisogna poi capire che cos'è la Costa Smeralda, dove comincia e dove finisce. Porto Rotondo e Costa Smeralda, secondo i puristi no, secondo me sì, cioè, per cui la Costa Smeralda è un po' tutta la zona, diciamo, a nord di Olbia. A nord di Olbia fino a Baia Sardegna, fino ad Arzachena, secondo me quella è la Costa Smeralda, quella che si affaccia sull'arcipelago della Maddalena con tutte le isole straordinarie, a cominciare da quelle qui di Porto Rotondo, di Mortorio, andando avanti poi con le storiche coralline di Budelli, Spargi, la stessa Maddalena, Lavezia, eccetera. Quindi i milanesi hanno sempre avuto questa liaison, soprattutto con la zona nord di Porto Cervo, mentre invece Porto Rotondo era un po' più romani, mi ricordo bene, se non i veneti, perché qui a Porto Rotondo i primi a costruire furono i conti Donà delle Rose, che sono, mi sembra, veneziani, se non vicentini o don trevigiani. Quindi devo dire che è stata un po' una scoperta iniziata proprio da questi tipi di turisti privilegiati che per primi ebbero il piacere di scoprire queste zone, quando ancora c'era meno gente, quando erano ancora più diciamo d'élite, se così si può dire. Noi abbiamo cominciato a venire a lavorare qui anche con i Gatti di Vicolo Miracoli, fare i primi spettacoli di cabaret, e poi Paul Tu Qua Tu è stata l'esplosione della mia iniziativa artistica. Beh, quest'anno avrebbe compiuto 80 anni un imbruttito doc, uno dei primi, un grande milanese e un frequentatore assiduo della Costa Smeralda, Guido Nicheli, e un suo ricordo, un aneddoto legato a Guido che a lei fa piacere ricordare. Beh, intanto il Guido non era il Guido ma era il Dogui, certo. Perché lui, come tutti quelli del Bargatulo di Milano, Cocchi Renato, parlavano il Gorge, e noi l'abbiamo imparato nei primi anni 70, quindi non era il Guido ma era il Dogui, era quello che ci aveva insegnato a parlare alla rovescia. E lui veniva a Porto Quatu, praticamente lui stava 6 mesi a Porto Quatu, veniva, arrivava i primi di giugno e se ne andava il primo di novembre, era il cocco della moglie del capitano di porto e quindi aveva, diciamo, un bonus, era ospite per 6 mesi all'anno, e questa era un po' la sua vita. Non aveva famiglia a Dogui, quindi la famiglia la trovò lì,
eravamo tutti una grande famiglia, lui con le sue frasi storiche spesso e volentieri veniva allo Smilers ed era un abitué. Veniamo al presente, al suo rapporto oggi con la città di Milano e se nell'immediato futuro ha dei progetti che la porteranno sui palchi dei club milanesi. Aspettiamo questo Expo, siamo molto curiosi di capire se farà del bene alla città. Io penso di sì, personalmente, siccome ci passo sempre per andare a casa, ammiro molto quelle nuove strutture bellissime che ci sono nella zona di Porta Garibaldi. È una città che io adoro perché ormai è la mia città, io abito lì da 40 anni e nonostante continuo a leggere sui giornali che non è più a Milano di una volta, che è imbruttita, che è involgarita così, io ancora la adoro, soprattutto per la grande statura europea che è la nostra città, la grande vita culturale. Io ancora oggi mi meraviglio di quante e tali manifestazioni vengono fatte, ma non solo alla Scala, ti parlo delle grandi orchestre di musica classica, del jazz. Abbiamo locale jazz che c'è solamente a New York, voglio dire, no? Che Blue Note, abbiamo tutto quello che uno possa volere. Abbiamo il Milan, che non, più di più non ce n'è, cosa volete di più? E poi c'è Smaila, c'è la Rosy, cosa volete di più? Un suo giovane collega, il suo figlio Rudy, allora vorrei chiederle qual è la lezione più importante che vorrebbe trasmettergli e anche a tutti quei giovani artisti che sognano una carriera come la sua. Se parliamo di Milano non devo insegnargli molto, perché tutta la mia famiglia, penso non per caso, adora la città di Milano. Roy e mia figlia sono andati più volte a Roma, Rudy è andato più volte a Roma, per dire, la città con cui si fa il confronto, sempre viene sempre da fare il confronto, e nessuno mi ha mai detto papà è meglio Roma, tutti mi hanno sempre detto papà non vivrai mai a Roma, vivrai solo a Milano. Quindi uno che è abituato a vivere a Milano in un certo modo, con i lati positivi che presenta la nostra città, se va a Roma impazzisce, in primis perché deve stare, passare metà della sua vita in macchina per spostarsi da un porto all'altro, e poi perché è una città che è bella solo di notte, in quanto che la puoi girare in lungo e largo e apprezzarne le qualità, di giorno ti metti le mani nei capelli, e quindi noi forse milanesi alle volte non sappiamo nemmeno quanto bella sia la nostra città. Dico noi milanesi perché ormai quando uno va a vivere a 20 anni in un posto, ci vive tutta la vita, praticamente la mia città è il Nos Milan. E poi i milanesi sono simpatici, sono lavoratori, sono diretti, sono leali, si fanno un mazzo. Adesso li stanno mettendo a dura prova perché con questo problema che abbiamo delle invasioni barbariche, detto tra virgolette senza voler chiaramente dire niente di male a questi poveracci, però insomma è una dura prova a cui siamo sottoposti. E poi tutte queste piste ciclabili mi sembrano un po' una stronzata. Non siamo d'accordo del milanese imbruttito. Per il resto viva Milano, una città meravigliosa. Ecco, lei è stato un musicista da disco d'oro, un presentatore TV, un cabarettista, un attore, un manager di locali. Come si fa a rinnovarsi sempre senza mai perdersi? Dico una cosa molto banale, niente di originale, ma bisogna amare molto questo lavoro, farlo come se fosse sempre il primo giorno. Io praticamente faccio una vita un po' da marine, sono sempre sugli aerei con le sacco a pelo, ma insomma quasi. Ieri ero a Venezia, domani torno a Venezia, poi ho fatto il giro d'Italia quest'estate, ma poi non è mai finita perché adesso a settembre vado in Turchia, vado a riapre Sharm el Sheikh. Bisogna amare molto questo lavoro e poi chi semina raccoglie.